Ed eccoci, eccoci qua, bentornati su Radio Web in Volo. Questo è Sound Marino Extra e andiamo a parlare di musica in compagnia di Flavio Falsone, vocalista degli Whispers. Buongiorno a tutti. Ciao. Sento un po' di ritorno di voce, ma niente di troppo molesto. E dunque, siamo qui per parlare non solo della vostra band, ma in particolare del vostro album Whispers Volume 2, che è uscito negli ultimi giorni, 24 marzo, dico giusto? Esattamente, venerdì scorso. Ecco, intanto vi chiedo appunto come è nata la vostra storia, perché comunque con band heavy metal avete già all'attivo, questo è appunto il vostro volume 2, insomma, avete già iniziato molto tempo fa come band metal. Sì, abbiamo la band ha cominciato all'incirca intorno al 2004 con Massimiliano Leonardo e Marco, le due chitarre e il basso. Dopo vari assestamenti di formazione, la formazione si definisce con il mio arrivo nel 2008 e con il ritorno di Enrico nel 2009, che aveva militato nella band per un periodo anni precedenti e poi è ritornato. E da allora la band ha cominciato a fare vari concerti, a farsi conoscere nell'ambiente underground di Roma e a lavorare al suo primo disco, che è uscito nel 2014. E il disco è stato promosso ampiamente nella scena romana con diversi concerti. Abbiamo avuto una discreta attività live e parallelamente abbiamo cominciato anche a scrivere le canzoni del nuovo album che è uscito da poco. Perfetto, beh, visto che lo hai appunto introdotto, che storia ha appunto questo Whispers volume 2, volume 2? Ha avuto una storia molto travagliata e sofferta, perché ad esempio nel primo disco era, diciamo, la nostra prima esperienza in studio di registrazione e poi era anche in un periodo molto pieno per tutti, perché tutti i miei compari diventavano padri uno appresso all'altro, quindi i tempi si erano allungati a dismisura. Questo disco anche ne ha risentito un po' perché oltre la lavorazione delle canzoni si è dovuto registrare anche la defezione del nostro batterista per un paio di anni, causa, diciamo, divergenze organizzative, sostituito nel tempo da due bravi batteristi giovani con il quale abbiamo continuato a fare concerti e a lavorare alle canzoni, ma alla fine ci siamo resi conto che il sound della nostra formazione classica non può essere modificato e quindi ci siamo ricongiunti e abbiamo intensificato i lavori su appunto le nuove canzoni, che abbiamo cominciato a registrare nel 2019 e quando poi era il turno mio di cominciare a registrare la voce, purtroppo c'è stata la maledetta pandemia che conosciamo bene, che ci ha rallentato parecchio, sia per i lavori che per vederci e per qualunque cosa, anche impedito di fare concerti. E nonostante ciò, nei periodi di fermo, comunque ho sfruttato questi periodi per lavorare meglio sulle canzoni, sistemare le parti vocali, che poi, quando è stato possibile, sono andato a registrare allo studio Kino Rama di Reis Perlonga, bassista dei Sick and Beautiful. Così mi ci sono potuto dedicare bene e fare il lavoro che ci tenevo a fare, mentre il resto degli strumenti sono stati registrati e mixati appunto dal nostro batterista Enrico, che ha il suo studio personale e posso dire che ha fatto un lavoro eccezionale, a mio parere. Siamo tutti molto soddisfatti ed orgogliosi di quello che è appena uscito.
No, ti dico, lo credo bene anche perché, vabbè, io sto per fare un gioco che faccio spesso, no? Ovvero provare anche un po' a indovinare nel chiedere quelli che sono gli artisti di riferimento. Ci tengo a precisare, io non voglio con questo in qualche modo dare un'etichetta magari sminuente, però la domanda che vado a porre è quali sono appunto le vostre band di riferimento e perché proprio gli Iron Maiden? Ecco, questa è la... Beh, gli Iron Maiden sicuramente sono una band di riferimento per tutti noi, ma penso per gran parte di chi suoni heavy metal classico in generale. Ma non solo, abbiamo come gruppo di riferimento anche Metallica, Judas Priest, Eyes Death, Nevermore, Motorhead, Porcupine Tree, Dream Theater. Abbiamo tutti influenze più disparate. Io, ad esempio, sono molto legato al sound classico degli anni 80, dell'heavy metal vecchia scuola. Ma abbiamo anche chi apprezza il metal più estremo e chi apprezza il metal più progressive. Cerchiamo di fondere tutte le nostre influenze in modo di creare il nostro sound. Sì, heavy metal, ma comunque cerchiamo di avere una certa personalità, una certa re... cerchiamo di essere noi stessi senza dover per forza assomigliare a qualcuno. No, assolutamente. Si sente veramente nella vostra produzione questa vostra tendenza. Beh, io non mi rimane appunto che chiedervi come proseguirà proprio il vostro percorso musicale. Ci sono dei live, progetti futuri, come procederà la vostra esperienza con Whispers Volume 2, Volume 2? Allora, purtroppo appunto per i motivi che potete facilmente immaginare, non abbiamo fatto moltissimi concerti negli ultimi anni, un po' perché ci siamo voluti dedicare alla realizzazione del disco, un po' anche per colpa della pandemia, quindi le occasioni di suonare dal vivo sono state poche in questi anni, ma adesso vogliamo recuperare il tempo perduto e quindi il primo passo sarà la presentazione live di questo disco che sarà al Traffic il 5 maggio e dopodiché puntiamo a promuoverlo ovunque sia possibile, a Roma e magari anche fuori, se ci farebbe molto piacere suonare in giro il più possibile. E già che ci siamo, il nostro chitarrista e compositore Massimiliano ha già cominciato a scrivere del nuovo materiale che a tempo debito lavoreremo adeguatamente. Ma adesso vogliamo dedicarci alla promozione di questo nuovo album e godercelo un pochino insieme a tutti gli amici che ci seguono, perché noi siamo veramente felicissimi che finalmente sia uscito, perché è stato veramente un'odissea, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Assolutamente, e ti posso dire che secondo me ne è valsa assolutamente la pena, nel senso che comunque c'è un lavoro a livello tecnico sia degli strumenti che nella voce che è veramente molto valido. Io ho apprezzato molto questo Whispers Volume 2. E quindi io vi faccio in un bocca al lupo. Fate sapere se passate anche in zona adriatica, insomma, qui siamo a San Marino, nel caso, insomma. C'è lo Scal da quelle parti, mi pare, che ci fanno un sacco di serate interessanti underground. Ok. Prima o poi speriamo di passare anche là. Non mai dire mai. Assolutamente. Quindi vi faccio ancora in un bocca al lupo. Io ricordo che potete trovare Whisper Volume 2 i link di Spotify qui in descrizione. Ho anche linkato in descrizione il canale di Whispers dove c'è anche un trailer appunto del vostro album. E anche qualche canzone del disco precedente per chi vuole farsi un'idea di come eravamo 10 anni fa. Assolutamente. E questo è quanto per questa puntata di San Marino Extra. E ti ringrazio appunto Flavio e ancora in bocca al lupo per come proseguirà la vostra esperienza musicale. Grazie mille. Grazie. E come Un saluto a sempre, tutti.
Certo, come sempre grazie anche a voi che ci avete seguito, buon proseguimento su Radio Web in volo, ci ritroviamo alle 1:30 con una nuova puntata di Liberiamoci in volo, avete già visto nelle grafiche con chi incontreremo Loredana Crupi che parlerà del suo primo romanzo intitolato Se solo, e quindi se questo video vi è piaciuto, la zeppola, ricordatevi di condividere, lasciare un mi piace e noi ci vediamo alla prossima puntata, arrivederci. Vederci.